Buonasera a tutti, appassionati di calcio 8. Le squadre stanno entrando in campo. Oggi giocano il Valencia in maglia gialla e la Pinetta in maglia rosa. Partita valevole per la Centurion League, come detto, calcio 8 il match. Quindi sta per iniziare. Io sono Mario Nunziella di Rai Sport Academy e vi racconterò la partita. E quindi si riparte con il Valencia in possesso. L'appoggio per D'Agostino. Che poi va a scaricare questo pallone ancora D'Agostino, zampa corta, i due si scambiano palla e posizione, poi D'Agostino è lui che trova il primo gol del match, 1-0 Valencia, passa in vantaggio quindi il Valencia, tocco in avanti, Mancino non ha problemi ad arrivare con le mani e quindi ancora possesso Valencia che sale a pieno regime, zampa corta, il controllo non è perfetto e quindi la testa, vita facile prendere a riconquistare il pallone così come fa D'Agostino, il tocco poi sulla sorsa che va ancora da zampa corta, si sono capiti i compagni e quindi è Pinetta che torna a gestire, Moneta passa bene, può anche concludere da lì, parte la conclusione, Mancino la blocca in due tempi. Ancora Valencia quindi a gestire, zampa corta. Pallone al centro per la sorsa, poi ancora D'Agostino prova lo scarico, viene coperto e quindi Ercoli deve uscire. Di fatto è Zampacorta che arriva su questo pallone, uno sguardo ai compagni, va in avanti da D'Agostino che cerca di superare Ercoli. Pallone che però supera la traversa ed esce sul fondo per che viene rimpallata, ma c'è Scenna che quindi va su Moneta. E infine Moneta non può far altro che appoggiarsi ad Ercole. Pettinari, il tocco all'indirizzo di Lembo e poi è D'Agostino che recupera, quindi zampa corta in area di rigore, va allo scavetto, pallone che esce qualche centimetro vicino al raddoppio il Valencia. Possesso Pinetta, Lembo in zona palla, va da Moneta. E allora sale il numero 8, passa il numero 8, va a giocare il pallone largo, chiude la difesa del Valencia, Ercoli può arrivare con le mani, non ha quindi problemi e gioca subito la sfera larga su Moneta. I due Moneta che scambiano il pallone, poi la sfera a scavalcare, pallone che non passa ma c'è Pettinari che si coordina e calcia, palo pieno di Pettinari, un brivido per il Valencia. Sta per iniziare la seconda frazione di gara. Tra il Valencia e la Pinetta, di fatto inizia adesso. Valencia in possesso, Valencia anche in vantaggio per una rete a zero. Partita comunque ancora equilibrata ed aperta ad ogni possibile risultato. Zampa corta va sulla destra dove c'è Cuggia che non può arrivare. Pinetta. Ancora che gestisce con Lembo attaccato e quindi arriva la conclusione da parte di La Sorsa che trova la porta, trova un bel gol, pallone sotto al 7, 2-0 Valencia. Non si chiude lo scambio, sarà semplice rimessa, subito battuta, zampa corta, prova a passare, di fatto passa, poi mette al centro. Miniaci non ci arriva, forse con un attimo di ritardo, fatto sta che la rimessa è per la Pinetta, ancora zampa corta a ringhiare su questo pallone, lo tocca ma non lo controlla e quindi è il possesso per Pettinari che va in porta e trova di fatto la porta, trova anche il gol, 2-1 Pettinari, possesso Valencia che gestisce con Cuggia, poi il pallone girato da Donofrio. Sfera ancora al centro, zampa corta, poi la conclusione di La Sorsa che trova il 3-1. Valencia ancora sul più 2, resiste di fisico su Lembo e quindi prova a portare via questo pallone, ma Lembo è più lesto. Pettinari, adesso c'è spazio per la Pinetta. Pettinari quindi sale, sembra voler provare la conclusione, poi cerca compagni, infine viene fermato. Valencia che quindi può ripartire con La Sorsa. Il tocco in avanti, poi a cercare zampa corta che vuole il destro, palla che di fatto esce dallo specchio, prende il giro opposto e quindi termina sul fondo. Siamo quindi arrivati al decimo minuto della ripresa.
mancano ancora 15 da giocare, partita che è ancora molto lunga. Ed il possesso è per D'Onofrio, che poi va su da Zampacorta. È buono il movimento. Eccolo il destro di Zampacorta, traversa piena. Palla però ancora buona. Vediamo se calcia il Valencia, che invece sceglie di palleggiare. Pettinari. Ancora in controllo Pettinari. Poi allarga tutto in zona alla testa che va al centro da Marchionni. Chiude Cuggia. La testa torna in possesso del pallone, quindi Pettinari da fuori. Pallone che è murato. E sarà corner per la Pinetta. Sfera al centro su Marchionni che gira di tacco. Pallone poi sul palo. Sfortunato qui il numero 7 della Pinetta. Calcio d'angolo Valencia. Il pallone giocato al centro. Minia ci tocca e trova appostato Bertoni che quindi mette in porta. Ed è 4-1 Valencia adesso, gioca su acque sicure, pizza via. Ed è ancora possesso per il Valencia con D'Onofrio che la fa partire, trova l'angolino, anzi è la sorsa, mi correggo, e quindi è la sorsa che trova il 5-1. Pallone toccato corto da Moneta che protegge e va al cross. Sul secondo palla. Non era male, non è riuscito però a intervenire Scenna. Spera che viene comunque raccolta. C'è Pettinari al centro, non può arrivare per la chiusura di Lanzi. Pallone che quindi ancora si impenna. Poi la testa che lo mette giù. E arriva qui il triplice fischio del direttore di gara. Finisce il match 5-1 Valencia.